Ciao ragazzi, bentornati sul canale, un saluto al vostro Alessandro, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a parlare nuovamente di cover per i nostri iPhone, ma stavolta andremo a vedere la cover più virale su TikTok in collaborazione con TV Cimal. Guardate questo bel prodottino, realizzata molto bene, ottimi materiali, resistente pannello sulla parte posteriore, lavora tramite NFC, basterà scaricare l'applicazione, andiamo a scegliere la nostra foto preferita e il gioco è fatto. Vi racconterò tutto in questo video, ma come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news e noi ci vediamo tra poco con questa fantastica cover di TV Cimal. E ci siamo, iniziamo l'unboxing, partiamo dalla confezione, confezione classica, niente di particolare, andiamo avanti, subito troviamo la nostra cover. Prima di analizzarla vi faccio vedere che all'interno è presente solamente un QR che ci servirà per andare a scaricare l'applicazione. La vedremo tra poco, mettiamo tutto quanto da parte e iniziamo ad analizzare la nostra cover. Tanto per iniziare, vedete che abbiamo tutto un frame bello resistente gommato, abbiamo un spessore abbastanza generoso per quello che riguarda il reparto fotografico, effetto specchiato sul nero, e qui abbiamo la prima immagine raffigurata della nostra cover. All'interno, come abbiamo visto su tante cover, è realizzata totalmente in alcantara, ottimo l'alcantara, bel materiale per iPhone 15 Pro Max, ma è disponibile anche per tutti gli altri iPhone. Iniziamo subito a vedere il tutto, quindi andiamo a prendere il nostro iPhone, apriamo la fotocamera, andiamo a sparare il QR, apriamo, una volta aperta andiamo a cliccare per l'installazione, otteniamo, diamo ovviamente l'accesso completo se desideriamo farlo oppure un accesso limitato, io vado ad accettare il tutto e come vedete qui su in alto abbiamo tutte le diverse categorie, tante immagini, e vi faccio vedere subito che io sono andato ad utilizzare questa sulla parte posteriore, una scimmietta che è già presente all'interno dell'applicazione. Vedete, si vede abbastanza bene, sì è pixelato, ma stiamo parlando anche di una cover che è abbastanza economica, ma una cover che deve andare a proteggere il nostro iPhone. Soprattutto abbiamo gli angoli rinforzati, vi faccio vedere un attimino anche qui. Sta molto bene, è molto bella al tocco, ma adesso andiamo a provare una seconda immagine. Possiamo andare a regolare il contrasto. Guardate un attimino, possiamo desiderare anche solamente a fumetto, bianco e nero, e scegliamo l'in bianco e nero, andiamo avanti, pronto per la lettura, attendiamo un attimino e ci siamo quasi. È abbastanza veloce comunque l'acquisizione e soprattutto il prodotto finale viene davvero un ottimo risultato. Finiamo l'installazione e il gioco è fatto, va a vibrare una volta selezionata e impostata la nuova foto. Torniamo indietro, andiamo a vedere adesso una foto direttamente dalla mia galleria e vediamo come la si vede a colori. Scelgo nella nuova M20 appena arrivata, vi lascio il link per andare a vedervi l'unboxing con la prima prova su strada, ma vedete che qui stiamo parlando di un'immagine orizzontale. Possiamo andare anche a ruotarla, ma io preferisco vederla in questo modo, quindi vado a selezionarla, vediamo i colori, il contrasto, inseriamo il bianco e nero e i colori. Anche se su questa foto, vedete, non va a vedersi molto molto bene. Sicuramente questa sì, è studiata più che altro per magari andare a personalizzarla con un selfie, ma specialmente con le foto in verticale. In questo caso attendiamo un attimino per la foto a colori e tutto sommato, dai, non va per niente male.
torniamo indietro e vado ad impostare una foto un po' più colorata. Vediamo se riusciamo a trovare un qualcosino. Eccolo qua, un bel gattino giallo. Andiamo avanti e andiamo ad impostarla. Andiamo a vedere nuovamente il tempo di lettura. Guardate la rapidità. Beh, effettivamente, diciamo che ci sono rimasto un po' così, un po' sorpreso, perché il sistema lavora molto bene e diciamo che va a riprodurla abbastanza bene l'immagine una volta caricata. Dai, possiamo andare a personalizzarla a nostro piacimento. Molto carine le immagini già preimpostate. E quindi, detto questo, non c'è altro da mostrarvi all'interno dell'applicazione. Vi ho già mostrato il tutto e noi ci vediamo per i saluti finali. Arrivati a questo punto, di prezzo ve ne ho già parlato, per questa cover personalizzabile di TVC Mal, 20 euro per una cover molto resistente, angoli rinforzati, bella al tocco, ma soprattutto un interno in Alcantara. Va a proteggere molto bene il nostro iPhone, possiamo personalizzarlo a nostro piacimento, una cifra abbastanza ragionevole. Vi lascio il link qui sotto in descrizione se siete interessati all'acquisto e ringrazio l'azienda per avermi dato la possibilità di portarvi questa fantastica cover. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news e noi ci vediamo ad un prossimo video.